Vediamo se funziona. Ehi gente, benvenuti allo streaming! Chase! Qualche investigation, iniziamo prima che vada storto qualcos'altro. Jesus Christ. Ehi chat, ora potete scrivere. Da post. Non so cosa aspettarmi da sto gioco. È un gioco degli ex membri della Ching. Io ho streamato e giocato ai due Another Code. E il volume è probabilmente un po' alto, eh? Ho giocato ai due Another Code e al primo Hotel Dusk. E non mi piacciono i giochi. Hanno il loro fascino, ma in fatto di giochi non sono un granché. Per una serie di motivi che ritornano in tutti i giochi, tipo i riassunti, il dialogo, troppo dialogo, eccetera, eccetera. Secondo, eh. Ok, a posto. Oh, vediamo. Oh, è in inglese. Beh, quindi non potrò leggere il testo. Beh, doppiarlo. Non che l'avrei fatto, penso. Un'esplosione in un ospedale. No! Col mio setup è un po' storto. Il tizio. Anche lei. Vabbè. Please do some work. La Ching ha anche questo problema, ossia che hanno solo tre design per i personaggi. Forse qua è intenzionale, ma il protagonista è uguale al detective di Hotel Dusk e la tipa è uguale alla sua segretaria. E alla zia di Ashley si chiamava? Cold Case Unit. Sì, sono casi irrisolti, cold case, no? Quindi, come gli altri giochi della Ching, non ci sarà molta azione, sarà più mistero e puzzle, penso. The unit that never does anything. Quindi Shonosuke Nanase, nulla facente, The Eccentric Detective, o il Dottor House in questione. Cosa mi dice che non gli piace? Oh, cos'è questo? Log? Posso già far roba qua?
questo è il dialogo. Save, load, skip. Ok. Cold case unit. L'esplosione. L'esplosione? Non era un incidente, era un omicidio. Cosa? Caso di 5 anni fa, quindi. Già un'interrogazione? Già strutturato col sedere. Cominci già a non capire nulla. Boh, ma per ora non penso che ci sia molto da capire. Lui è pigro, lei no. Le buche che si muovono sono strane. È un incidente. Esplosione. Quindi quel bambino chi era? Un bambino random è importante. Sembra il cugino triste di Phoenix Wright. Il gioco o il tizio? Il gioco è più... boh. È investigazione più realistica, I guess. Che non è sempre una buona cosa. Tatsuminami. Morto il bidello, ok. Qua i nomi sono in giapponese, quindi non me li ricorderò. Shonosuke devo ricordarmi? Il bambino è il testimone. Il bambino è l'assassino, quindi. I am pretty bored. The one who filled the room with gas. The kid's name is Yuto Suemura. Yuto, vabbè. Sì, ce n'era uno per DS. Due, a dire il vero. Ah, questo è il ragazzo 5 anni dopo. Dopo che hanno floppato male su DS, mi sorprende che hanno deciso di rifare un gioco per 3DS. Nome. È solo un ragazzino. Il suo nome è... Yuto Suemura. Quell'altro era il mio nome, 15 anni. Sto pensando quasi di chiudere la chat che ho da parte, visto che ce l'ho sullo schermo. Vabbè. Non sono così orribili le animazioni, ma sono strane. L'esplosione. Tank into pieces, knock the tank off the shelf.
Non ha niente da dire, tipico teenager. Terremoto. Perché l'hai nascosto, boh, istinto di un bambino. Di qualcosa! Sta attraversando la fase del silenzioso, picchialo. Vai! Friends? Perché dovrebbero essere rivali? Perché dovrebbe essere un rivale del bidello? Io non ho mai avuto la fase teenager silenzioso. Non ci sono mai passato. Perché sono sempre stato abbastanza silenzioso. Non importa essere teenager o meno. It's my fault that he died! Bene, confessione. Persona non grata. In prigione. Prossimo, avanti il prossimo. Quanto siano blandi i modelli dei personaggi. Beh, l'art style della Ching è questo. Tatsu Minami. Bidello. Lo so già, sì. Oh, è vero, i riassunti sono uno dei problemi principali della Ching. Speriamo che non me li fanno fare. Yuto Suemura. Ok, sono incontrati dopo che ha perso un amico. Informazione, bla bla bla. Take a look at the scene, nice. Finalmente si va a guardare qualcosa. Vabbè, anche se 5 anni dopo. Gas, preso fuoco, bla bla, questo lo sappiamo, questo è tutto. Cosa guarda sempre sulla sua agenda? I dettagli? Show me the photo of the scene. Ah, abbiamo una foto. Quindi sto ispezionando una foto. Ok. Quindi tutto il gioco avrà luogo nell'ufficio, spero di sì. un frigo bruciato, several drinks, birra, snack. Ah, ok, mi segna dove ho già guardato. Sagoma. Bruciato. Pezzi di vetro sono caduti sul cadavere.
Portable gas stove. Fornello a gas. Un impiegato lo usava per preparare snack. Beveva birra. Ok. Sogno del protagonista. Ferite. Upper part of the gas tank. Ok. Quante volte hanno già detto the gas tank was stored on that shelf? Ok. Nascosto lì dietro. È un po' un problema dei giochi in inglese. Non mi voglio fermare a tradurre tutto, almeno in streaming. Che era coperto con la tovaglia, acceso la sigaretta, è esploso. Beh, non saprei neanche cosa doppiare, perché dovrei tradurre e poi doppiare. Quindi, visto tutto il testo che c'è, durerebbe ancora di più. I giochi in inglese sono più immersivi, non saprei. Quindi siamo arrivati a sto punto, al punto in cui dicono a parole quello che è successo e non fanno neanche a visitare il posto. Forse non avevano molto budget.
È un bravo investigatore. I can't say, I wonder, who knows? I wonder. Nel periodo dei simulator? In che senso simulator? Wow! Time to work, brain! Fiori? Minami was caught in the explosion. Are we sure about this? Direi di... Per forza! Anche se non è necessariamente morto così... Gli è caduta addosso la credenza, cos'è poi, ma... È comunque stato coinvolto nell'esplosione. Quindi usa le carte, così. L'esplosione è stata attivata da qualcuno. Questo significa che il crimine è... impulsivo o premeditato? Impulsivo, visto che non aveva la... Cioè, ha visto che la cosa era... Il gas tank era rotto, quindi impulsivo. Colpevole. Un morto e nessun ferito. Questo significa che il colpevole era al sicuro dall'esplosione. Piena di gas. È possibile per qualcuno che non è alla scena accendere il gas? Qualcuno che non era lì? Se Conan mi insegna che puoi mettere tutto con un timer, qualunque cosa, con un po' di ghiaccio o un po' di fantasia, però... Possibile. Ok. Allora è impossibile. Non mi penalizzano. È
possibile aver creato deliberatamente l'esplosione. Ma sei stato ucciso? Quando è successo? Prima dell'esplosione, no? Ha senso. Minami era già morto. Quindi così mi danno deduzione 50-50? E adesso mettiamo qualcuno in prigione così. Magari erano rivali, lui e il bidello. Chi ramazza i corridoi meglio? Io! No, io! Oh! Deve morire per la sua insolenza. Boom. Caso chiuso. Cioè, il punto di partenza dell'incendio. Ok. Il punto di partenza. Se non è stato la sigaretta, è stato il fornello. O il microonde. Il nostro obiettivo è trovare la possibilità che l'esplosione è avvenuta dopo la morte di Minami. Allora è il microonde. Avrà fatto ding e poi è esploso tutto. È un timer. Quindi non posso cliccarlo, però. Questo cos'è? What? Non ho neanche. Stavo pulendo lo schermo. Ok. La lampadina. Ok. Questa non è come le altre, guarda attentamente. E come facevo a vederlo? Soluzione del caso, ripulire. Già, bidello, pulizia, ripulire. Batman. Ah, posso usare A per andare avanti il test, ok. Abbiamo scoperto come è iniziato il fuoco. Trovate il video. Ok, tre persone. Questa è la prima.
lei. E lui, è stato lui. È Aonuma! Son of a bitch, Aonuma. Oh, intervista lei? Ma lei non ha il carisma? Guarda, lui si accende una sigaretta ogni 5 secondi. Tutto quel carisma. Assicura la verità. Ah, li ha intervistati tutti off screen. Ok, Shunikichi Koga, 29 anni. Decisamente malvagio. Era un altro bidello. Forse era lui il suo rivale. Hitomi Aikawa, 38. Infermiera. Lavora ancora lì. Ok. Possibilmente malvagio. È calma, quindi avrebbe potuto organizzare il tutto su due piedi, perché è una persona calma e fredda. E poi Evil Old Guy. Ah, non è Aonuma, non ha i baffi. Genji Hisada. Ok. Disoccupato al tempo. Non lo conosceva. Era all'ospedale. Era una coincidenza. Quindi. Non so com'è Nero Wolf. Ok, un'altra cosa che avevano i giochi della Ching è che non ti lasciavano, diciamo, andare per strade errate, però, diciamo, non correggevano ogni tuo errore, quindi non so, magari può cambiare il risultato a dipendenza. Io so che alla fine di tutti e tre i giochi che ho giocato, quindi il primo Another Code, il secondo Another Code, il primo Hotel Dusk, mi sono sentito come se non avevo concluso una mazza. Praticamente. Però, ok, questo è il malvagio. Il capello bianco per lo stress? Beh, la ciocca bianca. What the hell is going on? What is this made freaking copper for me? I'm a devil. Ok. Koga. La vittima è Tatsu Minami. Cos'è quella barra sotto? È la barra errore? La ragione per i rimproveri era probabilmente il gas. Che era lui quello che usava, che si faceva gli snack e la birra, quindi. Beer snacks! You're good. No, è solo leggere, è il limite. Sono uno spirito libero! No one can hold me down! I won't be tied to anything! Ok. Uno spirito libero, eh?
Stava nascondendo qualcosa. Il vecchio. Cosa è successo nella stanza? I try to never live in the past. Oh, dovevo guardare la sua espressione? O era solo una. Ok, prossima all'infermiera. Beh, non so niente su quello che ha fatto, però. Ah, ci dice lei roba. Quando è venuta l'esplosione, tu stavi? Eri vicina. Non posso già accusarla. Prima dell'esplosione, tu? Come faccio a sapere queste cose? Per curiosità. She can be cold-hearted. Cioè, anche se torno indietro a prima, con Koga. Boh. You met with Minami. Spariamo. Oh, ok. Oh, ha guardato verso il basso. Devo fare qualcosa quando passano gli occhi. Possiamo intervistare questo?
provato a cliccare in giro, non ha fatto niente. Tatsuminami, lo conosco. L'ha visto mentre metteva via, ok. Si era perso la prima. C'è una telefonata. Ero disoccupato, ok, questo è vero. Ciao, Buriuki. Domanda finale. Non c'era il rosso stavolta. Il rosso c'era solo quando è passata, sono passati gli occhi della tipa, no? Beh, se devi andare, vai, Drago, non è un gioco particolarmente eccitante. Ok, di nuovo il bimbo. Dai, bimbo, 15 anni. Anni fa. Quando è morto il suo amico. Morta Susu, sua unica amica. L'ha incontrato in bagno, ok. Sembrava un bidello piuttosto badass. Beh, forse badass è la parola sbagliata. Gentile? Forse.
Continuano ad alternare i soliti tre temi musicali, sembrerebbe per il momento. Ok. Suspected of killing Minami, Brutus finishes a Kennedy or a single man. Confidence. Non c'è molto di confidential in questo file, ma vabbè. Non pensa prima di parlare. Quindi è il più probabile a farsi scappare cose. Cosa dovrei chiedere? Ryukido Hospital Koga, cosa ha fatto? Mystery behind the gas tank. Ryukido Hospital. Era un bidello, ma è stato licenziato dopo l'esplosione. Cosa ha fatto finora? Cosa ha fatto da allora, a dire il vero? Ha iniziato Izakaya? Cos'è un Izakaya? Lui e sua moglie grigliano il pollo insieme. Grigliano il pollo, eh? Ok. Ikezaya. Il mistero dietro gas tank. È un idiota? Yes. Ok, lei. Lei è la mia sospetta numero uno al momento. Numero due è il vecchietto, numero tre è l'altro bidello. Quando aveva 15 anni, il suo fratello è stato in un incidente d'auto ed è morto. Ok. È morto nella sezione in cui lavora ora. Intelligent, but may appear standoffish. Sua moglie è morta lì 7 anni fa. Oh! Sua moglie, cioè sua figlia, sorry! quindi era Suzu? Sua figlia?
Minami la vittima era un uomo, Ari, era un bidello di 45 anni. Se non ricordo male. Era un detective. Un gruppo di hacker chiamato Crack Zero. Aspetta un attimo. Non è Zero che chiama gli hacker Cracker. Crack Zero. C'è uno zucchero a naso. E ora lavora in una libreria. Biblioteca. Ok. Ups. A volte premo A e mi skippa tutto. Questo non mi sembra il tipo. Why did you buy it? Sì, perché la... quelle dimensioni. Bigger is better, right? It's more powerful. The stuff will eat up better. Wow, è davvero un idiota. Arrivo un'idea. You're really that stupid? Cosa chiedo, chat? Quale dei due è meglio? La C. You're an idiot. Shut up! È stato imbrogliato. La messa lì sopra. So stupid you was stupidly tricked into buying a stupidly huge gas tank and then you just threw it on the shelf? Because stupid me gets... Oh, si sta chiamando stupido da solo. Ok, l'ha nascosta lì sopra perché lo prendevano in giro.
Non è stato lui. Forse è bravo a fingere di essere stupido. Ha realizzato cosa ha fatto Yuto, probabilmente. Per quello che gli ha chiesto dov'era. Ok, vediamo cosa da dire lei. But Minami, but her younger brother. Beh. Minami sappiamo che l'ha incontrato probabilmente allo stesso giorno di Yuto, quindi Younger Brother. Cambiata la musica. Una ragione, per esempio, la vera causa della sua morte per vendicarlo. Ah, vendicarlo. La vera causa della sua morte. What? Ti devo tirare a caso. Trovare la vera causa? Non mi fido di quell'ospedale. Suzu? Yuto's friend. Suzu è stata uccisa? Her infusion pump stopped working. Magari scopriremo che è colpa del bidello. Ma
prima volta che hai incontrato Minami? Questo non so se l'ha incontrato prima, penso. Before. Ups. Ah, quella è la mia vita, quindi. Ok. Non è molto. Vabbè. L'ha incontrato dopo la morte di Suzu. Ha tolto due tacche? Wow. Sai cosa dovrei fare? Salvare. Aspetta, cosa c'è sotto config? Display speed. Boostala. Ok. No, non ho mai salvato perché davo per scontato che salvasse da solo. Can never get used to the atmosphere in here, ok. Familiare. Oh, oh. Beh, era un detective prima. Il gruppo di hacker, no? Crack Zero. L'ospedale dove è morta sua figlia. Figlia di Sada, eh? Yuto's friend. Ciao Jerak.
Quindi Hisada probabilmente. Qualcosa in questa foto che potrebbe aver nascosto indizi che avrebbero indicato l'avvenimento di un omicidio. Una chance soltanto? Beh, in questo caso. Cheating. Ok, cosa ha nascosto le prove? Per coincidenza. Il coso di vetro che è caduto perché si sono mischiati i frammenti con quelli della lampadina. Non so cos'altro potrebbe aver nascosto le prove. Perché anche se tipo il frigo contenesse prove, cioè l'avrebbero aperto per controllare. Oh, proviamo con i frammenti di vetro. Is this it? Yes! Yes! Dovrei ricompensarmi con uno di questi. Aspetta, ok. Vediamo se è per lo stesso motivo che penso io. O se è puro caso. Oh, quindi non era per il motivo che pensavo io. È perché è stato accoltellato. Pugnalato, whatever. Quindi non era per il motivo che credevo io, ma vabbè. È andata. Come inizia il gioco? Così. È iniziato un po' così, in media res. Anche se non è proprio in media res, perché è una cosa successa 5 anni fa.
Quindi adesso dobbiamo risolvere il caso di 7 anni fa, ok? Wow, sono cartelle quelle. Ok, l'informazione che mi serve ora è Beatrix War 7 years ago. La pompa di infusione ha smesso di funzionare. Suzu Isada, 11 anni. La causa sono gli hacker? What? Hanno hackerato. Ok. Oh, era per punire l'investigatore. Gli hanno ucciso la figlia con il potere dell'hackeraggio. Che roba. Stato hackerato? Fucking hacker. La moglie era un microonde? Non lo so. So, Jerak, mettiti il pene in un microonde, poi mi dici. Firecrack? No, era crack zero. Carantina inattivo, numero di membri sconosciuto, numero di crimini incalcolabili. Wow. Metodo di hackeraggio sconosciuto. Il leader si chiama Trick. Beh, nome in codice. Cerca Trick. Error, searching unavailable. Membri arrestati da Genji Hisada 7 anni fa, smantellando il gruppo. Ok, non si sa dove è Trick. Chi sei, Trick? Tan tan tan! Conoscendo il pedigree dei giochi della Ching, probabilmente non scopriremo neanche alla fine del gioco. Chi è Trick? Trick, Trick. Ehi! Mi ro stay me! Call, try not move! Oh, è sul passato. Try not to move! Mihiro. Oh, gli hacker hanno ucciso qualcuno a lui caro? Chi è Mihiro? Partner? Moglie? Figlia? Amico?
Mister Nanase. Quindi sto gioco andrà a caso o sarà tutto un gigantesco caso, tutto collegato come gli altri? Aspetta, qual era la domanda? After all you l'hai distrutto, no? Your cover was blown. You destroyed the records. Beh, avrebbe senso se la sua copertura è stata rivelata, perché dopo hanno scoperto chi era, quindi sua figlia. No, you destroyed the records. Perché se fosse stata scoperta era troppo tardi. To find out. È stata hackerata dall'esterno, a quanto pare. You suspected crack zero. Lui sa dove è Trick. Il protagonista è molto simile a quello di Hotel Dusk, anche se non è lo stesso. La Ching non ha molta varietà nel design dei personaggi. O magari l'hanno fatto di proposito per rifare il protagonista senza infrangere il copyright. Perché penso che visto che sono andati in fallimento, adesso il design dei personaggi appartiene a Nintendo. Thank you.
Clover. Oh, un indizio. Che roba. Teniamo la mente. Ragazzo, hai deciso di confessare? Password screen. Oh, chissà cos'è la password. What do you think Clover means? Le carte. È vero, trick carte, quindi Trick sarà il boss finale, Hisoka. Sei un hacker della Crack Zero. Aiutami. Flashback drammatici. Oh! What the hell is this? Oh. Ecco dov'è il flickering. Cos'è il ragazzino che aiuta i vecchi con la tecnologia? I can fix that for you. Ovviamente. Tutti i ragazzi sono professionisti del computer. Soprattutto di un database della polizia. Nothing special, I just fixed it. Ah, Minami gliel'ha insegnato. Quel bidello sapeva fare cose. E se il bidello era Trick? Per questo sapeva così tanto di computer? Perché era il capo degli hacker?
10 membri, età fra i 20 e i 50, e lui ne aveva 45, quindi ci sta dentro. What's going on? È così che funzionano i computer, no? Triqua, sminami bene. Quindi non sarà il boss finale. Magari ci sarà il nuovo trick o roba simile. I trifogli significano vendetta? It's time for the chase. Roll credits. Chase, immagino che staremo ancora in questo ufficio forever. Sì. Stabbing. È stato ucciso prima dell'esplosione. Lui 7 anni fa. È stata uccisa Suzu. Hai distrutto Crack Zero. È stata uccisa. L'esplosione serviva a nascondere il corpo. L'esplosione è stata probabilmente accidentale a sto punto. You didn't report it to the police. Fatto finta che non mi sia mai successo, voleva vendicare sua figlia. Non poteva buttarlo nell'acido, bruciarlo. Beh, se come dicono qua, era un, come si dice, crimine di opportunità. Probabilmente, cioè. Non aveva molte altre chance. Non aveva piani, era un caso.
Your love is false. Nisekoi. Revenge. Perché qualcuno dovrebbe commettere un omicidio in modo simbolico? Capisco Trick. Perché era il leader di un gruppo di hacker, loro sono tutti simbolismo e anonimato e bullshit, ma lui era un ex. Boh, forse per ridargliela indietro allo stesso modo. Ma ammazzare sua figlia non era simbolico, era semplicemente sappiamo chi sei e ti abbiamo fatto pagare per aver distrutto il nostro gruppo. Vabbè. Racconta la sua storia. Ok, pompe di insulina per trattare il suo diabete. E le hanno hackerate. È una cosa possibile? Io non credo. A meno che siamo molto avanti nel futuro, ma... Cioè, sembra proprio una cosa che non farebbero gli ospedali per evitare qualcosa del genere. Gli ospedali vanno elettricità e poi hanno anche non so quanti, ma hanno diverse riserve d'emergenza, cioè come si chiamano? Dinamo d'emergenza? Comunque. Non... Boh, forse non è hackerato, visto che lavorava lì o fingeva di lavorare lì, probabilmente l'ha fatto a mano. Di dov'era. Ecco, generatore d'emergenza era quella la parola, l'espressione che non mi veniva. Perché mettere dei chip in qualcosa? No, non hanno messo dei chip nell'insulina, hanno messo dei chip nel distributore di insulina che gliene dà la dose giusta, è un dosatore. Se la pompa è connessa in rete LAN è hackerabile? What the fuck, man? Vabbè che non esiste... Vabbè... Fermati a dire che non esiste gente così sola al mondo. Sì, è per quello che il bidello ha detto quando ha parlato col ragazzino, ha detto anch'io mi ricorderò di Susu. È probabilmente quello che gli ha fatto venire i sensi di colpa. No, non farmi vedere la bimba, please. Wow.
qua mi commuovo. Anche se la prima cosa che mi è venuta in mente quando l'ho vista è che anche lei è design riciclato, ma vabbè. Potrebbe essere che hanno modificato il chip lì fisicamente. Può darsi, ma adesso il caso è risolto. Quindi questo era il primo caso in teoria? Era molto chiuso in se stesso? Penso che saranno tutti così allora. Perché pensavo che Trick sarebbe stato un setup per il futuro, ma a quanto pare non lo è. L'unica cosa che c'è per ora è il flashback di Tizio Caio. Sonosuke si chiama il tizio. Shonosuke. Nanase. Com'è che sono suo amico adesso? Abbiamo parlato a malapena. Un'email. Ben fatto, Detective Nanase. Mi dispiace per Mihiro. Trick. Oh, quindi c'è un nuovo Trick, effettivamente. What the hell is this? Trick? Flashback? Tempo di flashback drammatici? Oh! Red Clover. Vendetta rossa. No, bel film. È stato... No, boh, suppongo che sia la fine. Finiranno così i casi, perché altrimenti è un po' misero come gioco. Continua? Aspetta, are you serious? What the fuck? No, no, aspetta. È finito il gioco?
Non può essere finito? Ci sono recensioni di sto gioco. Se faccio new game succede qualcosa? 5 years ago, no, è lo stesso inizio. Cos'è, durato un'ora e mezza? Aspetta. Quindi se faccio... Sto facendo lo speedrun adesso. Le recensioni dicono che è già tanto se dura 2 ore. Ok. What the fuck? Non dico che era un gioco perfetto, ma prometteva bene. Cioè, c'erano comunque dei riassunti, ma... avevano più senso di quelli dei giochi precedenti. Mi lasciano skippare senza neanche risolvere. Immagino che se vuoi rivivere i momenti. Sì, anche se ho preso lo sconto con My Nintendo, non... di certo non vale i soldi che l'ho pagato. What the fuck? Io mi aspettavo un gioco tipo magari più corto di Hotel Dusk, ma... quanto durarono gli altri? Boh, Hotel Dusk? Non lo so. Tutto so... vabbè che doppiavo parte del testo quando li streamavo, ma penso che... primo Hotel Dusk duri... quanto dura Hotel Dusk? 10 ore forse? Se non leggi alta voce, se leggi normalmente il testo, non ti perdi troppo. Mi dà fastidio perché io cerco di non prendere questo tipo di giochi, i giochi che si vendono a episodi, perché lo odio come sistema. Quindi non mi aspettavo che questo lo fosse, perché non aveva scritto episodio 1 né niente. O caso uno. Cosa mi combini, Ching? Io pensavo, è un gioco budget, magari tutti i casi saranno all'interno di questo ufficio.
Ma non è così male, cioè è stato abbastanza soddisfacente scoprire. Ah, non posso skippare. Tipo come Metal Gear Ground Zeroes. Boh, forse un teaser per un gioco completo. La musica è carina, ma piuttosto generica, devo dire. Bene, speedrun non ottimizzato, ma ce l'ho fatta. Yeah! Stato abbastanza interessante, anche se di certo non difficile. Ho fatto soltanto un errore. Minuti, world record. È finito già due volte. Guriuki, è finito. Wow. Quanto costa questo gioco? Non lo so, troppo. 7 franchi, mi sembra, prezzo completo. Distant memories of a good game. No, non è good. Distant memories of a complete game, più che altro. Dovevano mettere che ero. Pff, boh. Ora che si fa, boh, ho finito. C'è miei perfetti, no?
Non so se si merita applauso il gioco. Ma era solo ok, effettivamente. Bene, bye.